gennaio del 1985 c'erano circa 20 senegalesi in tutta la città. C'erano questi giornalisti che chiedevano: ma ragazzi, voi chi siete? Ragazzi, da dove arrivate? Ma perché? Però quando arrivavano, la maggior parte dei ragazzi non parlava l'italiano. Quando arrivavano, i ragazzi dicevano: andate a parlare con lui, cioè con me, che ha sempre il giornale sotto braccio, che ha sempre un libro sotto braccio, invece di vendere come tutti, cercare di guadagnare. Dopo tanti anni di migrazione, perché io sono partito dal Senegal che avevo circa 22 anni, un giorno Oreste Pivetta è venuto sempre a trovarmi in Piazza Argentina, che era il punto di riferimento della comunità senegalese, per chiedermi di scrivere, di fare un libro insieme. Mi chiamo Pap Houma, faccio lo scrittore. Io a Milano ho trovato l'accoglienza delle persone che hanno creduto in me, che mi hanno fatto scoprire dei doti che io non sapevo di avere, doti di narratore. Sono molto legato a Milano, devo dire che mi sono innamorato della città. Negli anni '80 io avevo dei momenti di smarrimento, nei momenti in cui non sapevo neanche dove andare a dormire. Spesso mi capitava di perdermi. Al di là dei consigli che ho avuto, al di là della persona che incontri e dici: dai, ti offro un caffè, oppure la persona che si fermava coi 10-15 minuti per chiacchierare con te, fino ad arrivare alla persona che ti incontra per strada e ti dice: no, stasera vieni a dormire da me. Ospitalità così, persone che poi dopo non incontri più. Per dire, sono tutte queste cose che mi hanno rimesso, posso dire, sul binario o sui binari. Il tram Pap Houma era fuori dai binari. Ho avuto la fortuna di trovare quei tramvieri che mi dicevano: guarda che questi sono i binari giusti. Questo è stato per me Milano.